La Radio Speranza va ora in onda Fede Oggi, a cura di Don Peppino Femminella. La recente vicenda dei ragazzi imprigionati nella grotta che si era allagata e da cui non riuscivano a venire fuori, e nella sua anche drammaticità, ha incominciato a mettere in evidenza un problema che era sentito, e il problema, diciamo, di ordine antropologico. Le famiglie che erano fuori chiaramente pregavano, dicono i mezzi di trasmissione, pregavano e invocavano l'aiuto di Dio. Ora sappiamo che culturalmente quella zona in cui è accaduto l'evento non appartiene all'area cristiana, poco all'area islamica, affatto all'area ebraica. Allora si diceva: ma chi pregano queste persone, anche colte dalla disperazione, se nell'ambito del buddismo non c'è un Dio, e soprattutto non c'è un Dio personale? Il perché della preghiera, la ragione della preghiera, il motivo della preghiera. E allora è da dire che Buddha, non è vero che non ha parlato mai di Dio, ma lo ha fatto presumibilmente soprattutto per semplificare quella foresta, quella giungla di divinità che era l'induismo, perché il problema preminente per lui era quello della eliminazione del dolore. Quindi quella era l'emergenza che bisognava affrontare, e non e cercare di circoscrivere, di descrivere, di trattare una divinità più o meno plausibile. La drammaticità e l'urgenza della sofferenza dell'uomo doveva introdurre immediatamente l'uomo alla ricerca di una metodica, quantomeno per alleviare il dolore. Allora diciamo che il buddismo è anche considerato culturalmente una disciplina morale, ma non esclude l'esistenza di un Dio o di un Dio anche personale, perché, ripeto, l'emergenza che bisognava affrontare al tempo di Buddha, e che Buddha sentiva in maniera tutta particolare, avendo abbandonato anche la famiglia per dedicarsi a questo compito di sollevare l'umanità, l'emergenza era quella di alleviare, se non annullare, il dolore. Quindi c'è certamente una religiosità nell'ambito del buddismo, e il Concilio Vaticano II lo riconosce come una religione in cui non si esprime molto chiaramente l'esistenza di Dio, ma viene esigita proprio dalla natura del problema. Quindi le famiglie pregavano e invocavano l'aiuto di Dio. E poi c'è un secondo problema, è quello del dominio del corpo, che è una dottrina diffusa nell'ambito dello yoga, e quindi l'induismo, il buddismo, quindi questa capacità di dominare il corpo, soprattutto quando si trova in grande difficoltà, il rallentare i battiti del cuore, il rallentare il respiro, ecco, sono tutte pratiche che sono molto diffuse nell'ambito dell'Oriente. Allora si dice: ma in che rapporti noi potremmo mettere il cristianesimo con questa concezione dell'uomo, del mondo, del cosmo? E noi diciamo che non c'è affatto incompatibilità. Ecco, c'è innanzitutto da entrare in un ordine di idee per cui e l'uomo è avviato per una lunghissima via a unificare queste sue esigenze spirituali e culturali. E il tempo chiaramente non è breve, perché dobbiamo superare tante barriere, dobbiamo entrare nella profondità dell'uomo, all'interno del quale abita Dio per tutti quanti. Quindi, comunque lo vogliamo concepire questo Dio, dobbiamo innanzitutto
prendere atto che l'uomo è una realtà profondamente misteriosa e potremmo dire infinita. Ora facciamo un breve intervallo. Giorno per giorno, senza sapere cosa mi aspetta, non è mio potere. Gioia, tristezza, sempre davanti, stanze vicine, comunicanti, e in fondo sentire che niente finisce mai. È un tempo infinito il presente, non passerà. Bisogna imparare ad amarsi in questa vita. Bisogna imparare a lasciarsi quando è finita. E vivere ogni istante fino all'ultima emozione. Così saremo vivi. Di ossa, libero il cuore, hai preso dolcezza da ogni dolore, conservo l'infanzia, la pratico ancora, e la seduzione mi affascina sempre, e in fondo sentire che esisti felicità. Abbracciami ancora una volta, mi basterà. Bisogna imparare ad amarsi in questa vita. Bisogna imparare a lasciarsi quando è finita. E vivere ogni istante fino all'ultima emozione. Così saremo. Senza sapere cosa mi aspetta, ma voglio vedere. Allora, dicevamo, c'è preliminarmente un problema di tipo antropologico. L'uomo chi è, com'è, che cosa richiede per un'attenzione alle sue profondità? E questo è appannaggio, ovviamente, fin troppo facile intuirlo, di tutte le culture, di tutte le religioni, comunque le vogliamo esprimere. Poi c'è un problema più specifico di ordine teologico, è l'incarnazione, ecco, del Figlio di Dio. E qui raggiungiamo veramente i vertici, o se volete, le profondità, per cui quando Dio, diciamo, assume la carne umana, assume tutto l'uomo. E qui c'è poco da fare, le differenze fra le varie fedi. Gesù ricapitola le fedi, Gesù ricapitola le concezioni dell'uomo, perché Gesù ricapitola l'amore. Non vogliamo fare esclusivismi, anzi tutt'altro. Diciamo che le tante vie che propongono le varie fedi sono tutte o propedeutiche al cristianesimo o comunque sono conciliabili con il cristianesimo, a patto di non fare tutto un mischiume così disordinato. Ma c'è un grande ordine intellettuale, un grande ordine spirituale. L'amore è il punto di riferimento, ecco, di tutta questa problematica. Diceva Sant'Agostino, io voglio privilegiare il Vangelo. Il Vangelo
non tanto, non quanto dei comandamenti, ma il Vangelo dell'amore, perché nell'amore ci ritroviamo tutti quanti nel lavoro autentico, certamente. E quindi questa è la via che dobbiamo battere, anche il traguardo che dobbiamo raggiungere. E troppo superficialmente, troppo facilmente parliamo di amore, e questo è vero. D'altra parte, i problemi dell'età contemporanea che stanno emergendo, come dicevamo l'ultima volta, soprattutto con il problema dei migranti dell'Africa, è un problema sempre vivo, sempre molto attuale, è un problema chissà quando che riusciremo quantomeno ad alleviare. Però c'è questo fatto che dobbiamo confrontarci con la realtà storica, non cercare le differenze, ma cercare soprattutto quei punti che potrebbero unirci, perché facendoci la guerra perdiamo tutti. E invece nella via della conciliazione, della comprensione, dell'andare verso gli altri, è compatibile l'una civiltà con un'altra, dalla quale magari fortemente anche lontana, perché delle volte quando ci confrontiamo con l'Oriente vediamo le grandi differenze che ci sono, ma quando fondamentalmente andiamo al fondo dell'uomo ritroviamo l'amore, e se permettete, se permettono quelli che ascoltano, ritrovando Cristo ritroviamo una via possibile da battere per cercare di far evolvere l'uomo e di farlo arrivare a delle vette che non sono di una fede o di un comandamento, ma sono le vette dell'autenticità dell'uomo. A risentirci. Da Radio Speranza abbiamo trasmesso Fede Oggi, a cura di Don Peppino Femminella.